Io consiglio di non vaccinare. A me non ha consigliato, perché effettivamente non glielo ho chiesto. Però ecco, quando un genitore viene, ora se un genitore magari è ignorante in materia, come io magari potevo essere all'epoca, e non domanda, lei. Però se invece un genitore domanda, lei che cosa risponde? Cosa risponde? Diciamo che su 100 bambini vaccinati, 90, tra virgolette, forse non avranno nessun disturbo. Però dobbiamo pensare a quei 10 che invece potrebbero averlo. Il problema è che bisognerebbe fare un'anamnesi accurata, quindi il pediatra che l'anamnesi la fa nel momento in cui il paziente porta il bambino, e fare un'anamnesi accurata in quel momento, soprattutto sulle malattie familiari, sia da un punto di vista neurologico, ma soprattutto se esistono dei forti precedenti legati ad allergie e cose di questo genere. E in quei casi in cui il pediatra trova un'anamnesi sospetta, dovrebbe perlomeno procrastinare le vaccinazioni. Poi c'è tutto il tempo che si vuole per fare queste vaccinazioni. Purtroppo le vaccinazioni, i vaccini sono farmaci, e nei confronti dei vaccini abbiamo tutti un atteggiamento diverso da quello di un farmaco, nel senso che se noi dobbiamo dare a un bambino un antibiotico o del cortisone, la mamma comincia a dire ma è necessario, ma serve davvero, cosa dice, o se poi magari gli vengono una reazione con un po' di macchiettine addosso, Dio, allergico al cortisone, allergico a questo, allergico all'antibiotico, la volta dopo si guarda bene. Nei confronti del vaccino questo non c'è, perché? Perché finora ci hanno fatto passare i vaccini come una medicina senza effetti collaterali, senza nessun effetto collaterale, cosa che non è assolutamente vera. Il dottor Montinari, che io conosco benissimo, col quale ho collaborato per 3 anni in una scuola di omeopatia che avevamo aperto a Sanzana, eccetera, fa fare un sacco di analisi prima di vaccinare i bambini. Io ritengo che un'anamnesi fatta bene può selezionare intanto il gruppo di bambini da sottoporre eventualmente a questa analisi, perché sono analisi lunghe, non facili nemmeno anche tanto da fare, perché so che al Gaslini qualche volta si rifiutano e via dicendo. Quando ci sarebbe un'analisi unica, una sola analisi semplicissima, che è quella che va a studiare il nostro sistema immunitario, si chiama HLA, e da questo semplicissimo esame si può vedere se geneticamente quel bambino è predisposto ad avere determinati tipi di malattie, quindi problemi neurologici, celiachia e via dicendo. Per cui basterebbe fare quell'analisi lì, non si capisce perché non la mettano tra tutte le analisi che si fanno alla nascita per la fenilchetonuria, tutte quelle cose lì, eccetera. Quindi il mio consiglio in questo momento è: se trovo un bambino che ha dei problemi di allergie, eccetera, anche con un'anamnesi preoccupante da quel punto di vista lì, non faccio fare il vaccino ai 2 mesi e mezzo. Quello glielo dico chiaro e tondo ai genitori, se ne riparla quando avremo studiato il bambino, vediamo se effettivamente ha dei problemi o meno, allora poi potremo decidere di fare queste benedette vaccinazioni. Che poi queste vaccinazioni, purtroppo l'altro problema è che vengono fatte tutte contemporaneamente, ed è questo il grosso danno. Il grosso danno è fare tanti vaccini insieme. Se i vaccini venissero fatti separatamente, ci sarebbe, sarebbe molto più facile accorgersi subito di un eventuale danno. E comunque